Presidente, che giornata è? Quanta emozione c'è nel presentare questo portale? C'è dietro un grande lavoro. Ma è una giornata molto importante per quanto riguarda TL del Cunese, perché c'è dietro un grande lavoro di squadra, che penso che sia quello che negli ultimi anni ha contraddistinto questa azienda, c'è la volontà di lavorare tutti insieme verso unici obiettivi, obiettivi sempre più ambiziosi in quella che è la promozione turistica. La presentazione di un sito spesso e volentieri è un momento, se volete, anche un po' noioso, perché non è facile presentare un sito in maniera un po' coinvolgente. Abbiamo cercato al meglio di far sì, di far questo. C'è stata un'ottima risposta da parte dei nostri soci, perché veramente tante persone e tanti amministratori presenti per vedere quella che è stata la nostra creazione degli ultimi anni. Una creazione, speriamo, innovativa. Visitcunese.it è un sito completamente rinnovato che lavora soprattutto sulle immagini, sui video, sulla grande capacità che ha questo territorio di esprimere emozioni. E questa è probabilmente la parola vincente che ci porterà verso una crescita turistica ancora una volta di tutto il Cunese. Tanti video caricati, tante fotografie caricate, tante immagini totalmente inedite, un territorio veramente da scoprire, un territorio, come detto oggi, secondo a nessuno. Quindi credo che prima di tutto noi dobbiamo essere consapevoli di vivere in un territorio secondo a nessuno, un territorio che può solo crescere. Questo è uno strumento importante al quale tutti dobbiamo attingere, al quale tutti dobbiamo aiutare per far crescere. Visitcunese.it probabilmente è la nuova porta per la crescita del turismo cunese. È un sito che, diciamo, ha assunto una nuova veste con una grafica del tutto nuovo, con la volontà di mettere a sistema in maniera efficace anche per poter offrire servizi ai fruitori, ai turisti, una serie, diciamo, di cartoline, di videoclip, di, diciamo, considerazioni in base a quella che è la storia del territorio cunese, quindi arte, cultura, quindi dalle valli, diciamo, alpine, a quella che è la cultura, la storia e l'identità. Un sistema innovativo verso il quale la regione non può che evidenziare un grande apprezzamento, perché oggi la storia dei nostri territori, e questa del Cunese è una storia importante, fatta di gioielli culturali, di enogastronomia, ma di tutto anche quello che è il mondo che appartiene allo sport, deve far crescere sempre di più questo territorio, che diventi sempre più importante all'interno della regione Piemonte negli scenari non solo, diciamo, regionali, nazionali e internazionali, e mi sembra che questa nuova piattaforma vada davvero nella direzione giusta. Quindi complimenti alla TL Cunese e a tutta la squadra che ci ha lavorato. Con Visit Piemonte, che è l'ente strumentale della Regione Piemonte, che ha tra i suoi compiti la valorizzazione e il coordinamento di tutte le ATL, questa ATL del Cunese è un'eccellenza in Piemonte e va dato atto e merito per essere una delle prime e portata ad esempio in tutto il panorama regionale. Quindi siamo ottimisti, appena si chiarirà la situazione ulteriormente aggravata da questa grave diciamo guerra che ha frenato leggermente le prenotazioni provenienti da oltreoceane. Appena le cose si normalizzeranno, i segnali sono incoraggianti.